Sì, è una ulteriore realizzazione nell'ambito di una valorizzazione del Ponte di Tiberio e di tutta la zona di San Giuliano, del Borgo San Giuliano, che è nel cuore di tutti i riminesi. Il Ponte di Tiberio è un monumento simbolo della nostra città e ormai da diversi anni abbiamo iniziato per stralcio un progetto di riqualificazione. Siamo partiti, lo ricordo, dalla riqualificazione di Largo Vannoni, quindi diciamo un po' la porta di accesso di San Giuliano, ma della città di Rimini in genere, del centro storico di Rimini venendo da nord. Abbiamo poi realizzato ed ampliato i parcheggi, la dotazione di parcheggi nell'area del Ponte di Tiberio, quindi per Borgo San Giuliano e per il centro storico, e siamo poi arrivati alla realizzazione forse più conosciuta e anche più apprezzata, che è stata quella della piazza sull'acqua. Prima era una zona abbastanza non vissuta dai riminesi, oggi realizzando tutta quella opera di riqualificazione, di verde, di arredo urbano fatta attorno al Ponte di Tiberio, moltissimi riminesi e non solo, anche molti turisti hanno imparato a ritrovarsi, a passare del tempo guardando il Ponte di Tiberio e ritrovandosi tra amici. Abbiamo poi realizzato ormai qualche mese fa la passerella a sbalzo, la passerella sospesa, che ha consentito un miglior collegamento tra la zona mare e monte per i pedoni, e i pedoni finalmente possono utilizzare questa passerella facendo un attraversamento della zona in assoluta sicurezza, mentre prima un pedone oggettivamente per attraversare la strada in via Bastioni, che era molto stretta, era assolutamente in difficoltà ed era pericoloso. Oggi infine andiamo ad inaugurare la passerella galleggiante e tutta la riqualificazione di Piazza Pirinella con la terrazza a sbalzo, che consentirà sicuramente di vedere il Ponte di Tiberio da una prospettiva mai vista, e io credo che anche quest'opera sarà assolutamente apprezzata e utile per i riminesi.